Allora, in questo ultimo pezzo di capitolo si intitola in un modo un po' strano strutture di dati complesse, che in realtà non vuol dire nulla, ma vuol semplicemente dire occhio che le strutture di dati che conosciamo hanno delle caratteristiche, ciascuna, che abbiamo imparato un pochino a conoscere nei vari esercizi, ma poi nella realtà quando affronto un problema o mi viene dato un esercizio, non mi viene mai detto usa una lista, usa un dizionario, usa una tupla, usa un insieme. No? Quindi dovrò scegliere io quali sono le strutture dati che mi servono, ma in aggiunta non è detto, anzi molto probabilmente una sola struttura dati non mi basterà, dovrò combinarle in qualche modo per riuscire a rappresentare le informazioni che abbiamo. Quindi questo capitolo che si intitola strutture dati complesse significa solamente proviamo a ragionare insieme su alcuni esempi, inizieremo oggi, ma poi in realtà c'è abbastanza una continuità tra gli esempi che facciamo e gli esercizi d'esame, perché alla fine sono dello stesso tipo, in cui il problema è, dato il problema che voglio risolvere, come faccio a mappare le informazioni che mi servono nelle strutture dati opportune usando quelle che conosco. Quindi alla fine combinando tra di loro le cose che conosciamo. Allora faremo liste di liste, liste di dizionari, dizionari di liste o cose del genere, in funzione dei dati che abbiamo a disposizione. Partiamo con due esempi semplici oggi, poi dopo appunto passeremo la settimana prossima, a gennaio, a fare invece esercizi un pochino più complicati. Qui mi viene chiesto di fare l'indice analitico di un libro. Cos'è l'indice analitico? Di solito sulle pagine finali di un libro in cui ci sono dei vari termini che sono trattati dentro il testo e di ciascun termine viene indicata qual è la pagina in cui questo termine compare o viene spiegato, o meglio ancora le pagine in cui questo termine viene trattato. Ok. Questo esercizio ci chiede di costruire l'indice analitico di un volume partendo da un'informazione dei termini importanti che vogliamo che compaiano nell'indice ordinati per pagina. Ad esempio ci dice a pagina 6 c'è il concetto di tipo, type, a pagina 7 c'è il concetto di esempio, c'è il concetto di indice, c'è il concetto di programma. A pagina 8 è di nuovo trattato il concetto di tipo e così via. Quindi potrebbe essere, sai, chi ha scritto il testo che si segna in questa pagina, no, è trattato questo concetto e se lo registra in un file che abbia questo formato. Noi cosa vogliamo fare? Vogliamo prendere questo formato e costruire l'indice analitico che invece è fatto in modo diverso. Ad esempio in questo formato qua, dove l'elenco viene diciamo così, rappresentato non più per ordine di pagina, ma per ordine di parola, per ordine di termine. Quindi nel caso del type che compariva più volte, nell'indice analitico compariva in più pagine, era citato in più pagine, nell'indice analitico il type compare una volta sola e a fianco di esso ci sarà l'elenco delle pagine in cui compare. Ok? Può comparire in una pagina, in due, in più. Quindi noi in qualche modo dobbiamo prendere dei dati che sono messi in un certo modo, organizzati in un certo modo e trasformarli in un modo diverso. Poi ci preoccupiamo del fatto che allora il file d'ingresso in che formato è, c'è cioè dei numeri separati, stringhe separate da due punti, vabbè, ma questo viene dopo. Prima cerchiamo di capire, no, l'algoritmo che dobbiamo fare e come rappresentare questi dati. Cioè praticamente noi quello che cerchiamo di fare sarà una cosa in cui passiamo da una rappresentazione, diciamo così, tabulare, a due colonne, a due campi, no? In cui abbiamo appunto la parola, perché non scrivi, la parola però associata a una pagina. Quindi un'altra pagina e la sua parola, poi un'altra pagina e la sua parola e così via,
Questa come la posso rappresentare? I dati che mi arrivano come li posso rappresentare? Beh, avrò molti elementi ordinati per pagina, relativi ciascuno alla sua pagina. Un'idea è potrei costruire una lista di elementi, ciascuno dei quali contiene queste due informazioni, la pagina e la parola. E quindi questo lo inserisco in un contenitore unico più grande in cui ci sono tutti. No, mentalmente me lo vedo così. Un grosso contenitore che contiene le singole informazioni, ciascuna informazione è fatta di due campi. Questo grosso contenitore potrebbe essere una lista, in cui li metto ordinati man mano che mi arrivano, e il singolo elemento che contengo che viene rappresentato all'interno di questa lista potrebbe essere un dizionario. Un dizionario usato come record. Quindi qualcosa del tipo graffa, pagina 6, virgola, parola, due punti, type. Questa è una G. No, scelgo, è una scelta possibile, scelgo di rappresentare ogni riga di questa informazione come record, un record rappresentato da un dizionario che ha due campi. Un campo che chiamo pagina che sarà un intero, un campo che chiamo parola che sarà una stringa. Tutti questi dizionari li metto in una lista. Oh, un altro modo sarebbe di usare questo come una lista di due elementi, o una tupla di due elementi, 6, type. O una tupla, 6, type. Sono scelte. Quella che a me sembra che rappresenti meglio, più da vicino, i dati è quella del record. Queste non sono sbagliate, però mi costruisco una lista con dei dati che sono un po' interi, un po' stringhe. Di solito vado un po', scriverò meno probabilmente, perché non devo scrivere i nomi dei campi, tra virgolette, eccetera, ma poi è più facile confondersi perché avrò lista di 0, lista di 1 che viaggiano per tutto il programma. Però sono scelte legittime, comunque. Così come potrebbe essere legittima un'altra rappresentazione completamente diversa della stessa informazione. Io potrei pensare di avere un dizionario in cui a una pagina associa un set di parole, ad esempio. No? Un dizionario, proviamo a scriverlo, in cui io leggo la pagina, lo leggo in ordine, no? Abbiamo detto pagina 6, e quindi a pagina 6 associo un set che contiene la parola type. Poi leggo, continuo a leggere il file e avrò la pagina 7 che contiene tre parole. E quindi nel mio dizionario aggiungerò l'elemento 7 che contiene tre parole, adesso non mi ricordo più quali fossero, example, index e program. Example, virgola, index, metto solo l'iniziale, e program. Virgola. Qui sono un po' esagerato con questa graffa. Eccetera, eccetera. È la stessa informazione rappresentata in un modo diverso. Dove riconosco che ho delle, come chiavi di questo, ho scelto un dizionario, come chiavi di questo dizionario ho le pagine, che sono il luogo in cui si trova l'informazione, e associata ad ogni pagina ho un contenitore delle parole relative a quella pagina lì. Contenitore, io qua l'ho disegnato sotto forma di set,
potrebbe essere una lista. È uguale, quasi uguale, l'unica la vera differenza tra il set e la lista è che nel set eventuali parole duplicate vengono automaticamente tolte, non considerate. No? E mi fa piacere perché se io per caso avessi pagina 7 c'è example e poi di nuovo pagina 7 di nuovo example, non devo contarlo due volte, basta una. Quindi un set mi sembra più una scelta più naturale, perché in ogni pagina una parola o c'è o non c'è. Se ci fosse anche tre volte, nel caso nell'indice analitico la devo riportare una volta sola. È chiaro che questa struttura dati a destra costa un pochino di più costruirla, perché quando vado a leggere il file sarà un pochino più complicato costruirla, mentre invece quella di sinistra, va una lista di record, la leggo oramai, la costruisco oramai ad occhi chiusi. E vabbè, quindi c'è una... Entrambe rappresentano la stessa informazione, la rappresentano in modo diverso. Una è più o meno facile dell'altra per acquisirla da file, ma poi c'è l'altra domanda che devo farmi, ma quale delle due rappresentazioni è più comoda per fare il resto dell'elaborazione? Perché magari è una cosa che è più facile da leggere, ma poi più complicata da usare per il tipo di elaborazione che devo fare, che è il calcolare l'indice analitico. Oppure magari è più scomoda sia leggere che elaborare, quindi è una scelta proprio sbagliata. Ok, quindi il punto che voglio darvi è: non date mai per scontato nulla, pensateci sempre un attimo e cercate, a me aiuta tantissimo scrivermi degli esempi su un foglio di brutta, provo a vedermela questa struttura dati qua, descrivere a parole una lista di record di quali hanno questi campi e fare un esempio. Perché fino a quando non disegnate un esempio rischiate di perdervi dei pezzi, rischiamo di perderci dei pezzi, ci siamo dimenticati di un aspetto. E poi su carta, poi dopo scriveremo a codice, no? Ma una volta che abbiamo scelto cosa fare, decideremo. Dimmi. Certo. Non posso, dentro un insieme posso iterare con un ciclo for, ma non posso prendere il primo o il secondo o il terzo elemento per ordine. Proviamo a vedere l'output invece. Questo è l'input. L'output come me lo chiede? Cioè alla fine il programma dovrà generare una cosa così. Allora, prima di poter fare le print per generare una cosa così, devo avere una struttura dati in cui queste cose siano inserite. Allora, questa struttura dati cosa può essere? Vabbè, a me quasi quasi quei due punti lì mi fa venire un'idea. Che quello sia, si presti, diciamo così, in modo abbastanza naturale, essere rappresentato come un dizionario, in cui le chiavi sono le parole. No? Quindi proviamo a pensare di avere un dizionario in cui le parole sono magari type e i valori sono le pagine in cui questo compare. E quindi comparirà, che ne so, a pagina 6 e a pagina 7. Poi avrò example che compare, chi lo sa a che pagina compare, 10, 7 e così via. La prima idea è questa, no? Alla fine devo mettere queste parole, devo mettere una volta sola, e ad ognuna di queste parole è associato un mucchietto di informazioni. Adesso, qui ho messo le informazioni, 6,7 l'ho messo così nudi, ma non possono star nudi quei numeri, devono essere messi dentro un contenitore. Che contenitore è più adatto a rappresentare l'insieme dei numeri di pagina associati a una certa parola? Una lista? Un insieme? O una tupla?
Allora, io la tupla la toglierei per un semplice motivo, che le tuple non sono modificabili. E io con la struttura dati probabilmente andrò ad aggiungere il numero di pagine man mano che li trovo. Quindi non riuscirò a avere buona la prima, no? Subito calcolata. Mi conviene una struttura dati che posso inizializzare vuoto e poi ci aggiungo dentro man mano che trovo. Quindi mi rimane la lista d'insieme. Qual è il vantaggio dell'insieme? Che mi gestisce lui i duplicati. Quindi non devo fare nessun controllo di duplicati perché se li mangia lui. Qual è il vantaggio della lista? È che posso definire io l'ordine con cui inserire gli elementi. Fare un sort. Però devo fare attenzione, mentre invece l'insieme non è ordinato. Quindi non c'è la soluzione perfetta. A me piacerebbe qualche cosa che non abbia duplicati e che sia in ordine numerico crescente. Non c'è. Allora, prenderò una struttura dati o che posso ordinare facilmente, ma poi dovrò fare attenzione ai duplicati, oppure però una struttura dati che non ha i duplicati e poi mi devo ricordare di fare un sort alla fine, però copiandolo in una lista per poterlo ordinare. Probabilmente è più comodo così. Così. Usare un insieme. Così la parte, diciamo così, che algoritmicamente è un pochino più complicata che quella dei duplicati, me la fa lui. E l'ordinamento basta poi mettere un sorted, quando stampiamo. No? L'altra scelta che ho fatto fin dall'inizio è che 6 è 6, non è stringa 6. Cioè i dati numerici ho scelto di rappresentarli come numeri. E non come stringhe. Mi serve in questo caso? Beh, per pulizia mentale sì, mi aiuta. Ma in realtà qua dovremmo mai fare somme o sottrazioni su questi numeri di pagina? No, se i numeri di pagina fossero anche numeri romani, l'indice analitico lo posso fare lo stesso. Questa è pagina 9 romane. L'importante è che siano simboli diversi tra di loro. Poi mi incasina l'ordinamento, per carità. Mette in ordine dalla prima all'ultima. Però in realtà queste sono, non sono veri numeri, sono delle etichette. No? Allora, poiché non ci devo fare dell'aritmetica sopra, in realtà ho l'opzione, ti tratto come stringa, ti tratto come intero. Poi preferisco trattarti come intero, perché se ti trattassi come stringa, mi verrebbe che 6 è maggiore di 10, ovviamente, se li confronto come stringa. E quindi l'ordinamento verrebbe fuori sbagliato. Allora mi conviene averli come numeri. Sono micro scelte, ovviamente. Però ciascuna ha poi una conseguenza, più avanti. Allora, io mi convinco abbastanza di questa rappresentazione qui. Un dizionario, non basta dire un dizionario di insiemi, un dizionario che ha chiave stringa, cioè la parola, e valore insieme, cioè i numeri di pagina. Ricordiamoci che un dizionario ha sempre due, è un contenitore doppio, le chiavi e i valori, quindi devo dirli entrambi. Mentre prima posso fare una lista di dizionari come record, diciamo così, andrei, sarei orientato di fare la soluzione più tradizionale. Anche perché immaginandomi di dover costruire questo, che è l'output, forse è più comodo costruirlo a partire dalla lista di dizionari che non dagli insiemi, dal dizionario di insiemi. Forse è più comodo iterandoci sopra. Siamo lì. Allora, queste sono le scelte grosse che facciamo. Il resto scrive il codice. No? E quindi possiamo provare a scrivere il codice per il... Dov'è il mio PyCharm? Qui. C'è questo file index.data che contiene già le informazioni, ci facciamo un nostro programmino indice analitico. In cui proviamo appunto ad applicare le parole. Dunque, questo qua, index data, lo rappresentiamo in una lista di dizionari usati come record, lo chiamiamo. Come lo possiamo chiamare? Occorrenze.
cos'è? È una lista di tutte le occorrenze di una parola . Ciascuna occorrenza è un dizionario con un dict con i campi pagina e parola. Questo come lo popolo? Lo popolo leggendo da un file. No? Quindi posso definirmi, magari facciamo le cose in modo un pochino strutturato, una funzione leggi occorrenze e che riceve magari il nome del file. Questa funzione cosa farà? Beh, aprirà il file with open nome file in modalità lettura encoding uguale UTF-8 as F. Uso with anziché fare open e close, ma ormai siamo abituati che si può fare nei due modi. Cosa faccio? Leggo, quindi inizializzo questa occorrenza a stringa a vuoto e per ciascuna riga leggo la riga, la elaboro, la trasformo in un dizionario e l'appendo alle occorrenze. Quindi for line in file in F per tutte le linee del file. Una linea com'è? È fatta da due campi separati da due punti. Quindi i campi della linea li posso ottenere prendendo la linea, togliendo il barra n di simpatia, dividendo dove c'è due punti, e questo campi sarà una lista di due elementi che corrispondono ai due campi di ciascuna singola riga. Questi qua li ho chiamati prima un'occorrenza della mia parola, che sarà un dizionario che compongo di due campi, ho detto che si chiamano pagina, e la pagina è il primo campo della linea, trasformato in intero, e l'altro elemento del dizionario è la parola, che è campi di 1. E questo record che ho creato non farò altro che appenderlo al fondo di occorrenza. Quindi ogni volta ne leggo uno e lo appendo alla lista. Alla fine restituisco questo. Qui in questo caso no, non ho fatto nessun controllo degli errori, sto sperando che l'open vada a buon fine. Per gestire il caso in cui l'apertura del file non vada a buon fine. Partiamo dal caso semplice. Quindi questa funzione qui non fa altro che costruire, se tutto va bene, adesso la proviamo, costruire la struttura dati che abbiamo disegnato qui a sinistra, leggendo i dati di quel file. Vediamo subito se è così, definiamo un nostro piccolo main, diciamo che occorrenze uguale leggi occorrenze del nome del file che si chiama indexData.txt. E poi facciamo un print di questa cosa qua, vediamo cosa ha tirato fuori. Alla fine devo chiamare il main e vedo cosa succede.
set type, set example, set index, eccetera, eccetera. Avendo definito cosa volevamo, avendo definito una funzione che lo calcola, ci è facile anche andare a verificare che quella funziona correttamente, perché sappiamo esattamente cosa deve fare. Poi da questo dobbiamo convertire questo in dell'indice analitico. Allora, convertire questo nell'indice analitico significa cominciare a costruire un pezzo per volta questo dizionario. Quindi mi serve una funzione che prenda la lista delle occorrenze che abbiamo appena calcolato e, analizzando uno per uno gli elementi della lista delle occorrenze, vado a costruire questo dizionario qua. Lo posso chiamare, quindi, allora questa cosa qui, mettiamola come commento di questa funzione, perché in realtà è qua dentro che lo stiamo costruendo. E poi definiamo un'altra funzione, fatemela chiamare costruisci indice, che riceve le occorrenze e mi restituisce poi appunto l'indice, che è quel dizionario lì. Quindi costruisce un indice. Fatto come? Fatto come dizionario con chiave parola e valore set di numeri di pagina. Ho provato a descrivere a parole quel nostro disegnino lì. Allora, cosa faccio? Beh, questo indice lo dovrò inizializzare come costruire un dizionario vuoto e poi, analizzando uno per uno le occorrenze, vado a aggiornare, popolare questo dizionario e alla fine sarà il valore che ritorna. Quindi qui in mezzo, tra quando lo creo e quando lo restituisco, devo riempirlo. Riempirlo andando a leggere uno per uno le singole occorrenze. E cosa può capitare? Allora, singola occorrenza è questo, ad esempio. Parola, pagina. Io devo mettere le informazioni di questo in un dizionario la cui chiave sia la parola. Questo dizionario può avere o non avere ancora una entry con quella chiave. Quindi qui ho due casi: o la chiave, la parola, è già presente nel dizionario, oppure non lo è ancora. Se non lo è ancora, vuol dire che è la prima volta che incontro questa parola e quindi dovrò creare una nuova chiave nel dizionario. Associata a quale valore? Beh, a un insieme di un elemento solo, che è il numero di pagina che ho appena visto. Allora, andiamo a vedere se la parola è già presente nel dizionario. La parola cos'è? Occorrenza di parola. È già nell'indice? Mettiamo un not in. Non c'è ancora, primo caso, andiamo in ordine. La prima volta non ci sarà, poi le altre volte ci sarà. Quindi la parola non c'è ancora, parola vista per la prima volta, e allora aggiungo una entry nuova dentro il dizionario, la cui chiave cos'è? La parola. E la parola cos'è? Occorrenza di parola. E il cui valore è un insieme fatto di un elemento solo, e l'elemento che cos'è? È il numero di pagine di questa occorrenza. Quindi se vedessi questa qua che ho evidenziato sotto, direi indice di index uguale insieme 7. Insieme, con le parentesi graffe, di un valore solo, e questo valore non è ovviamente una costante, devo prenderla dalle variabili che ho.
altrimenti parola già vista. Allora, se la parola è già vista, io non posso più scrivere questa cosa qua. Cioè, ad esempio, quando trovo type per la seconda volta a pagina 8, io nel dizionario ho già scritto che type era a pagina 6, c'era l'insieme che conteneva il 6. Se io scrivessi di nuovo quell'istruzione di linea 32, starei mettendo a type la pagina o l'insieme che contiene l'8, dimenticando il 6 che c'era prima. Io invece non devo dimenticarlo, devo aggiungerlo. Ma per fortuna il set è un insieme mutabile, basta fare un add e ci aggiungo l'elemento. Quindi in questo caso vado a prendere l'insieme che c'è già, che è questo, add, occorrenza di pagina. Cioè la prima volta creo l'insieme, le volte successive accresco l'insieme. In teoria. Dico in teoria perché adesso lo proviamo. Quindi a questo punto possiamo calcolare l'indice come chiamando la costruisci indice e gli passo le occorrenze e vediamo cosa mi ha calcolato. Mi ha calcolato un errore chiaramente. Chiedo pagina perché non è pagina ma è page. Proviamo. Ok. Quindi mi dice type 8.6, example 10.7, index 7, program 11.7, set 20. Sembra giusto. A livello macro. Cioè le informazioni ci sono, sono nell'ordine sbagliato. In che ordine compaiono le chiavi di un dizionario? Le chiavi di dizionario compaiono in ordine di inserimento. Quindi c'è per primo type, perché type è la prima che ha visto. In che ordine compaiono i valori di un insieme? Lo sa solo lui. Imprevedibile. Io ovviamente dovrò stampare l'indice analitico, ma questo è un problema poi di stampa. Ordinando le chiavi in ordine alfabetico e per ogni chiave ordinando il numero di pagine in ordine crescente. Va bene, dai, ce la possiamo fare. L'importante è che le informazioni ci siano. Ok? E qui bisogna essere un minimo acrobatici, no? Occorrenza un dizionario. Indicizzo il dizionario con l'indice parola, con la chiave parola e mi dà una stringa. Indice di nuovo un dizionario, in cui questa stringa, che è il valore del dizionario occorrenza, lo uso come chiave del dizionario indice. E il valore di questo è un set. E quindi posso applicare il metodo add a questo set. Quindi ad ogni passaggio sto cambiando struttura dati che ho sotto che rappresenta il valore che sto calcolando via via. Quindi ho fare solo attenzione a non perdermi e chiedermi sempre, ma questo pezzo qua cosa rappresenta? Cos'è? Quando mi perdo io mi chiedo, ma sta cosa qua cos'è? Fammi un esempio, me lo chiedo da solo. Ah, questo potrebbe essere, cosa potrebbe essere? È l'intero dizionario? No, è una stringa. No? Cioè dobbiamo essere capaci mentalmente a eseguire la singola istruzione capendo i vari passaggi che vengono fatti. Nel caso in cui fatichiamo, magari perché l'espressione è più complessa, separiamola in più righe. Qui ho fatto tutto in una riga sola, ma se no facciamo un passaggio per volta. Estraggo la parola e poi la uso come indice e così via. Anzi, non sarebbe una cattiva idea, visto che qui ho scritto occorrenza di parola una volta, e due, e tre, salvarsela in una variabilina. Parola uguale, occorrenza di parola, così la scrivo una volta sola.
per pigrizia, no? Ricordatevi sempre che la pigrizia di solito vi porta a soluzioni migliori. Ok, cosa manca? Manca la stampa, e la stampa si occuperà anche dell'ordinamento, perché la struttura dati l'ordinamento non lo sa gestire. Allora, definiamo una terza funzione, stampa indice, che ovviamente riceve come parametro l'indice. Allora, devi iterare sulle chiavi del dizionario in ordine alfabetico. For parola in sorted indice. In sorted dizionario altro non è che la lista delle chiavi ordinate. La sorted, quando io applico una funzione sorted, qualunque cosa gli dia, alla fine mi restituisce una lista, perché è l'unica struttura in cui può mettere gli elementi ordinati. Quindi lui prende l'insieme delle chiavi, che è alla fine una sorta di set, me lo trasforma in una lista e me lo ordina. In questo caso non devo indicare una chiave di ordinamento, perché l'ordinamento alfabetico mi va bene così. E a questo punto posso iterare sulle singole chiavi. E quindi potrò stampare nel mio indice analitico che ho una certa parola, due punti, e poi a fianco li metterò i numeri di pagina. Ovviamente poi metto un end uguale a stringa vuota per non andare a capo. Quindi ciò che sto facendo qua, e lo provo subito, stampa indice di indice, sto stampando example due punti, index due punti, program due punti, eccetera eccetera. Qui le ho messe tutte di fila perché non sono andato a capo, ma perché so che a fianco ci devo ancora mettere i numeri. Però sono le stesse chiavi del dizionario, type, example, index, ma in ordine alfabetico, giustamente. Poi, torno qua, dopo che ho stampato la parola, devo stampare le pagine. Anche qui le pagine sono l'insieme, però mi conviene ordinarlo, anche qua uso sorted per ordinare l'insieme indice di parola. Quindi parola è la stringa, indice di parola è il valore associato a quella chiave, che è un dizionario, scusate, che è un insieme, l'insieme di numeri interi, sorted di quell'insieme mi dà la lista con gli stessi valori, che ovviamente non hanno duplicati per costruzione, perché arrivano dall'insieme, ordinati per valore numerico crescente. E questa lista la devo stampare. Con i vari valori separati da virgola. Mi verrebbe da fare una cosa tipo print di pagine, anzi, virgola spazio, punto join, di pagine. Usando la join che mi costruisce già la stringa col separatore, cioè la stringa unica col separatore in mezzo. Perché la virgola la devo stampare tra ogni coppia di numeri, ma non dopo l'ultima. Adesso, ho detto mi verrebbe da fare, perché questo non funziona, perché la join piange quando vede una sequenza che contiene degli int mentre lui si aspettava delle stringhe. Pagina contiene degli int. E è giusto che contenga degli int perché mi servono ordinati come numeri, però quando devo formattarli lui li vuole come stringhe. E quindi magari anziché dargli pagine, gli do una pagina convertita in stringhe, str di dp for p in pagina. E quindi do pagina s, mi costruisco al volo una lista che contenga gli stessi valori convertiti in stringa, che ho usato una comprehension per scrivere su una riga, se no vi fate il ciclo for,
Quindi questa pagina S è una lista che contiene gli stessi numeri nello stesso ordine, ma a ciascuno dei quali è stata applicata la funzione str di P, dove P è il singolo numero, P era il numero, P in pagine. Str di P è la stringa corrispondente a quel numero, e a questo punto join non dovrebbe lamentarsi. E quindi abbiamo formattato bene, ordinati, raggruppati, eccetera. Non mi viene in mente di fare join, pazienza, farò un ciclo for i, for p in pagine in cui stampo ogni volta p e magari l'ultima volta non stampo la virgola. Oppure la stampo e pazienza. È più brutto da vedere, ma vabbè. Ok? Non è nulla di stravolgente, ma è semplicemente giocarsi un pochino le strutture dati che ci servono senza paura di passare da una all'altra quando ci serve. E possibilmente, quando si può, ma per noi stessi, non è che ci sia una regola, non è che c'è il voto più bello o più brutto, possibilmente cercare di ragionare per contenitori e non per singoli valori. Okay? Se possiamo resistere alla tentazione ogni volta di fare un ciclo for che elabori un singolo elemento, magari ci sono i modi, no, più compatti di fare la stessa cosa. E questo è un esempio possibile. Un altro esempio che ci propongono qua le slide, per ragionare sulle strutture dati, se non ci sono più domande su quello precedente, è questo. Supponiamo di avere delle vendite di gelato, no? Da parte di 3 negozi. Anche qua le informazioni sulle vendite sono memorizzate in un file di testo che ha 4 colonne, nella prima c'è il gusto del gelato e nelle altre 3 ci sono gli ammontari venduti da ciascuno dei 3 negozi della catena, sempre separati da 2 punti. No? E cosa voglio fare? Voglio stampare, in questo caso semplicemente una tabellina un pochino ordinata a partire da quel file, con i totali di riga e i totali di colonna. Okay? Allora, anche qua, la prima domanda che ci facciamo è, sapendo che devo stampare questo e sapendo che i dati sono fatti così, qual è il modo più comodo per rappresentarli? E noi abbiamo alla fine dell'informazione di partenza che è il gusto del gelato, informazione primaria, no? Che per come è costruito quel file non si ripete. E poi l'informazione associata sono questi numeri di vendita. Quindi noi abbiamo un campo, la prima colonna di questo file che di fatto è un campo unico, un campo chiave, un campo rilevatore. A differenza dell'altro esempio in cui sia la prima colonna sia la seconda colonna si potevano ripetere. E infatti abbiamo fatto una lista perché vogliamo leggerli tutti, non c'è nessuna garanzia che ci fossero dei valori univoci. Né nella prima colonna né nella seconda colonna, anzi eravamo sicuri che non ci fossero valori univoci. Mentre invece qua sì. Allora ci può venire in mente di dire questo qua lo possiamo memorizzare, tutto questo, questi dati li possiamo memorizzare sotto forma di un dizionario, in cui la chiave sia, anche qua, la versione stupida
potrebbe essere stupida, non nel senso di, ma banale, senza ragionamento, facciamo una lista di liste, facciamo una lista il cui primo elemento sia vaniglia e poi i valori 1000, 2000 e 300, poi un secondo elemento in cui c'è il cioccolato con i suoi valori di vendita 30, 80, 10 eccetera. Questa è la struttura dati che costa meno leggere da un file. Leggo una riga per volta, faccio uno split su due punti e ho già la lista. Poi se voglio prendo questi valori, li converto in float, altrimenti li lascio come stringhe. Quindi conviene convertirli in float perché devo farci i totali, quindi devo farci dell'aritmetica sopra. Non è detto che sia la rappresentazione più pulita di questa informazione, perché ho queste liste che contengono dei dati misti, un po' il nome del gusto, un po' i dati di vendita, eccetera, eccetera. La stessa informazione, se io la mettessi appunto sotto forma di dizionario, in cui vedo come chiave, ad esempio il gusto, e come valore a questo punto la lista, qui metto i numeri di prima, delle vendite per i tre negozi, ho una lista che contiene solo dati di vendita, solo numeri, è un dizionario che mi rende facile reperire questi numeri dato un certo gusto di gelato. E quindi cioccolato, due punti, altra lista sempre di tre elementi, 30, 80, 10, eccetera. Chiudo il dizionario. Quindi questo richiede un epsilon di fatica in più quando leggo il file per essere costruito, ma è sicuramente più pulito poi da navigare, da analizzare. Questo ha senso se sono vere due condizioni. Uno, che siamo sicuri che i gusti non sono mai ripetuti, e due, che non mi interessa più l'ordine in cui comparivano inizialmente nel file. Sì, è vero che il dizionario la conserva l'ordine di inserimento, ma non ce l'ho più come informazione esplicita. No, in una lista ho 0, 1, 2, 3 che corrisponde alla prima, seconda, terza riga del file. In un dizionario non ce l'ho questa numerazione esplicita, se non facendo un enumerate, ma diventa un enumerate degli items, diventa un po' pesante. No? Quindi se quell'informazione, che quel dato è sulla terza riga, mi serve, allora preferirei non metterlo in dizionario, me lo tengo in una lista, così la corrispondenza uno a uno tra le righe del file e i dati. In questo caso però non mi serve. Cioè, ogni volta che facciamo una scelta guadagniamo qualcosa e perdiamo qualcos'altro. Bisogna solo fare attenzione che ciò che perdiamo non sia qualcosa che ci serviva. E poi una volta che ho questo, come faccio a stamparlo? Cioè, come faccio a produrre l'output? È facile, è comodo produrre quest'output a partire da un dizionario di liste, o meglio, un dizionario con chiavi, stringhe e valori liste di float. Allora, stampare ogni riga non è difficile, perché tu basta che tu faccia l'elenco delle chiavi, iteri sulle chiavi del dizionario ordinate, come abbiamo appena fatto nell'altro esercizio, ordinate in ordine alfabetico. Poi a fianco di questo stampi i tre campi, cioè i valori contenuti nella lista, e poi il quarto valore che stampi non è altro che la somma di quella lista che ho appena stampato, il sum degli elementi di quella lista. Gli unici che possono dare un pochino di problemi sono questi, l'ultima riga qua, che non lo ottengo così facilmente, no? Ma devo andare a sommare il primo elemento di tutte le liste corrispondente a tutti i gusti. Vabbè, si fa. Si può fare in due o tre modi diversi, ci arriviamo. Però direi che da questa struttura dati, la domanda che mi faccio in questo momento non è ancora qual è l'istruzione che devo usare, ma questa struttura dati mi crea problemi a fare quel calcolo? No. Allora proviamo a costruirla così.
anche qua facciamo un altro programmino che chiamiamo gelati. E partiamo dalla lettura del file dei gelati. Costruendo una struttura dati, un dizionario che ha come chiave gusto del gelato, e come valore la lista di float corrispondenti alle vendite. Dei negozi. I negozi sono tre, però può anche darsi che questo tre non ci serva conoscerlo a priori. Vediamo se a un certo punto ci servirà, dovremo metterlo magari come parametro, altrimenti magari lo deduciamo dai dati e non ne abbiamo bisogno. Se riusciamo a non usare questo dato è meglio, perché vuol dire che il nostro programma diventa applicabile automaticamente, anche se avessi sette negozi funzionerebbe nello stesso modo. Dimmi. Float non? Perché nei dati ci sono le parti frazionarie, quindi sono obbligato. Ok, allora, anche qua avrò, come lo chiamo, gelati, è un dizionario, e leggo il file, nome file, in lettura, encoding, UTF-8, e f.close prima di dimenticarmelo. Qui in mezzo ho le operazioni di lettura, questo è un file normalissimo, diciamo così, formattato per righe con separatore di campi, quindi ormai lo sappiamo già leggere a memoria, for line in f, campi uguale line.rstrip di new line, punto split di due punti. Potrei andare a scomodare il CSV reader per fare sta roba qua, dicendogli guarda che il separatore è due punti, però essendo il file così semplice non mi sembra, eccoli qua, i dati, non mi sembra necessario. A questo punto ogni file, ogni riga mi darà un nuovo gusto, e quindi devo andare a estrarre soprattutto i valori di vendita. Quindi il gusto, visto che questo magari è un pochino più complicato, facciamo dei... non siamo obbligati a scrivere tutto su una riga sola. Estraiamo un pezzo per volta. Il gusto altro non è che i campi di 0, il primo campo. E i valori... e i valori venduti nei negozi sono i restanti campi, da uno in poi. Attenzione che se leggo così saranno una lista di stringhe, ho fatto uno slicing, no? Ho separato alla fine la mia lista che conteneva quattro elementi, questa qua, la prima, quella sopra, conteneva quattro elementi, io la taglio in due, prendo, separo il primo elemento dagli altri tre. Questi però mi vengono fuori come stringhe, perché ovviamente la split mi ha generato stringhe, e quindi prima di memorizzarli me li converto in float. Valori uguale float di v for v in valori. Prendo, o ciascuno lo sostituisco. Dimmi. Dove? Al primo? No. Così? Eh no, perché in questo caso staresti applicando, cercando di applicare un float, la funzione float a una lista. E lui dice, no, io caro, posso lavorare con una stringa, ma non con una lista. Quindi deve applicarlo purtroppo alle singole stringhe della lista. Quindi o me lo fai valore uguale float di campi di 1, float di campi di 2, float di 1 per volta,
Allora, se ho qua un indice e non un range, mi restituisce un valore solo che è una singola stringa. Ma se ho un range, mi restituisce una lista e la lista non può essere convertita da sola in float. Fatto questo, posso aggiungere una voce al dizionario dei gelati, la cui chiave è il gusto e il cui valore sono appunto i valori di vendita. Quindi non ho bisogno di fare if o altro, perché tanto ogni gusto compare una volta sola nel file. Quando ho finito tutto, dopo aver chiuso il file, return gelati. Boh, fin qui, come sempre, a parole funziona sempre tutto, vediamolo. Allora, gelati uguale, leggi gelati del file che si chiama icecream.txt, print gelati. Beh, è facile non generare errori se non chiami il main. Ok. Sembra quello che volevamo ottenere. Adesso, sulla base di questo, stampiamo la tabella dei risultati. Quindi mi faccio un'altra funzioncina, stampa tabella, riceve come parametro i gelati, allora, cominciamo a stampare tutte le righe tranne l'ultima, no? Quelle sono facili, perché basta iterare sul dizionario in ordine di chiave, ordinata nell'ordine alfabetico. Quindi for gelato, gusto in sorted di gelati, stamperò il gusto e poi a fianco i tre o quanti sono elementi da stampare. Quindi stampo come prima cosa il gusto, senza andare a capo. Poi stampo uno dopo l'altro i valori for valore in, i valori cosa sono? Sono gelati di gusto. Gelati il dizionario, se indicizzo il dizionario con la chiave gusto ottengo la lista dei valori. Itero su questa lista e stamperò ciascun valore, senza andare a capo. Alla fine, dopo che ho stampato i valori, stamperò ancora la somma dei valori stessi. Va bene, print sum di gelati di gusto. Adesso questa cosa qua sarà tutta disallineata come stampe perché dobbiamo metterla a posto ancora. Però vediamo se almeno i valori sono giusti. Non ho stampato, non ho chiamata, scusate. Non gli ho passato il parametro. Vediamo sempre i messaggi di errori. Stampa tabella, gli manca un argomento. Gelati, eh sì, perché l'ho passata con zero argomenti. Vabbè, qui è stampato malissimo. Però chocolate lo mette per primo perché è in ordine alfabetico, 102, 9025, ce l'abbiamo qua, 9505, ce l'abbiamo qui, e poi c'è un 28.000 eccetera eccetera che sembra che sia 10 più 9 più 9 fa 28, però
Adesso, per farlo decente dobbiamo semplicemente formattarlo dandogli una certa larghezza fissa sulle colonne. Quindi ad esempio quando stampo il gusto, non stampo semplicemente la variabile gusto, ma stampo una fstring in cui il gusto lo formatto, che ne so, con 20 caratteri. E allora mi dà 20 caratteri aggiungendo gli spazi. E i vari valori li dovrò anche loro stampare, li formatto sempre con fstring, il valore. Questi sono numeri in floating point, quindi il formato F, e posso dire che dunque avrò due cifre dopo la virgola, quindi punto 2, e quante cifre in totale? Questi sono numeri dell'ordine del 10.000, quindi in totale ne ho 3, 2, 5, 6, 7, 8, mettiamo 10, così ci sta ancora eventualmente una cifra in più e uno spazio per separarli. E poi rimane l'ultimo, a cui anche qua dovrò fare la stessa cosa, F, aperta graffa, chiusa graffa, chiusa virgolette, due punti e il formato potrebbe essere lo stesso. Magari gli metto ancora tre spazi davanti. Così si stacca un po' di più e somiglia un po' di più a quello che c'è sulle slide. E l'ultimo passaggio invece è stampare i totali sotto. Allora, come posso fare? Io potrei fare i due modi. Mi vengono in mente due modi. Uno è quello di prendere, ok, prendiamo la prima colonna e facciamo la somma, che è il metodo più naturale forse. E quindi avrò un ciclo che, dopo che ho finito questo ciclo for dei gusti, avrò un ciclo che a questo punto ciclo sulle colonne. E per ciascuna colonna fa la somma. E poi la stampa. Quante colonne ho? Come faccio a sapere quante colonne ho? Dovrei andare a prendere la lunghezza di uno qualunque di questi valori del dizionario. Però se fosse una lista prenderei l'elemento 0. No, ricordate quando avevamo le tabelle, liste di liste, per sapere il numero di colonne prendevamo la len della tabella di 0. Prendo la prima riga e vado a vedere quanti elementi contiene. Però il dizionario, per poter prendere un elemento, devo conoscere la sua chiave. Quindi devo scegliere una chiave e prendere un valore. E, vabbè, questo è il prezzo che stiamo pagando per aver scelto di non esplicitare il numero di colonne. E quando mi serve me lo devo calcolare, me lo devo andare a cercare. Come lo posso cercare? Allora, io penso che il modo più semplice sia quello di dire: prendo i gelati, mi faccio dare i valori, prendo il primo valore e prendo la sua lunghezza. Anche se in realtà così non funziona, devo fare una lista. Cioè prendo gelati e il dizionario, punto values, è l'insieme dei valori che sono array, che sono liste, scusate. Poi questo però è, devo mettere list, fatemelo solo controllare perché 99 su 100 non funziona. No, funziona. Come non detto. No, infatti. Perché questo values non mi restituisce una lista, ma mi restituisce un oggetto che posso
iterare. Il motivo per cui non restituisce una lista vera e propria è perché non vuole sprecare tempo a costruire una lista vera e propria, perché poi magari mi serve solamente per farci for sopra. Però visto che a me serve il primo elemento, mi serve proprio la lista, e allora creo una lista a partire da questi valori. Perché non mi stampa questo valore qua? Allora, qui ho sbagliato la tonda. Ok. Quindi ha calcolato tre colonne. Purtroppo ho dovuto fare una piccola contorsione per ricavare il numero di colonne. Magari col senno di poi avrei detto, ma visto che questo qua, quando estrae le righe, no, la lettura del file, ovviamente ce l'ha le colonne, potrei alla fine ritornare non solamente gelati, ma anche il numero di colonne, il numero di negozi. Restituisco quel numerino e così evito di ricalcolarmelo più tardi. Ormai sono qui, non torno indietro, ma col senno di poi tornerei indietro. Se avessi più tempo lo rimetterei a posto. Però in ogni caso, e quindi colonne diventerebbe un secondo parametro della funzione. Ma una volta che ce l'ho, a questo punto è facile, perché itero sulle colonne, per ciascuna colonna 0, 1, 2, faccio la somma dei valori di quella colonna lì, 0.0, per calcolare la somma devo sommare quella colonna per tutti i gusti, quindi for gusto in gelati, somma uguale, somma più gelati di gusto, di colonna. Gelati del dizionario, gelati di gusto è la lista corrispondente a un certo gusto, che è una lista, tra parentesi colonna mi va a prendere il primo o il secondo o il terzo elemento a seconda dell'iterazione in cui sono col for esterno. Ovviamente questa struttura che io vedo bidimensionale, questa volta anziché per righe, come ho fatto prima, me la devo scandire per colonne. Quindi vedete, un ciclo esterno sono le colonne, quello interno sono le righe. A differenza di prima, che invece avevamo il ciclo esterno che erano le righe e quello interno. Vedete, qua avevamo esterno righe, interno colonna. Qui abbiamo esterno colonna, interno riga. E quindi la stiamo analizzando così. E a questo punto posso stampare il somma. Prima di tutto ovviamente dovrò stampare 20 spazi. End uguale stringa vuota. Quindi arrivo al fondo, dico devo stampare qualcosa qui, dato dalla somma di questi elementi me li vado a cercare e li sommo. Un altro modo, ma forse era più complicato, non so sicuramente come ragionamento era più complicato, forse come codice era un pochino più breve, era inizializzare già all'inizio una lista con questi tre valori. Una lista con 0, 0, 0. E poi in questo ciclo qua vado ogni volta a sommare gli elementi che incontro per quel gusto di gelato alla lista che avevo. Così arrivo alla fine, praticamente mi porto avanti tre accumulatori dentro una lista che alla fine avranno già i valori giusti da stampare.
aveva il vantaggio che iteravo sulla struttura dati una volta sola, anziché qua che itero due volte, una per righe e una per colonne. Ma su queste dimensioni di strutture dati, sicuramente un pochino meno ottimizzato, ma non ce ne accorgiamo neanche cercando di farlo. Quadrano i dati, tra l'altro, con quelli che sono sulle slide. 4177, 246, 281. Sì, i numeri sono giusti. E abbiamo usato, qua l'ha disegnato meglio, come struttura dati principali questa. In questo caso non era così netto il vantaggio rispetto a avere una lista di liste, ma semplicemente ci ha permesso di avere una pulizia maggiore e soprattutto, ad esempio, qua, dove è andato il sum, abbiamo potuto usare il sum perché avevamo una lista dedicata che conteneva solamente quei numeri e non una cosa mista in cui dobbiamo estrarre un pezzo piuttosto che un altro. Ok, con questo io direi che oggi possiamo concludere. Ci sono i soliti laboratori, vi ricordo che la settimana prossima invece i laboratori sono compattati dal mercoledì, ma faremo poi la simulazione d'esame. Vi do poi i vari avvisi online via via.